The Irishman, carissimi di Indison, film di Martin Scorsese, come dicono là, coprodotto da Netflix e Tribeca di Robert De Niro. Dunque, sacco di appunti, cerco di farla però un pochino breve perché è senza spoiler questa video recensione. E perché? Perché sta fino alla fine di settimana prossima ai cinema, hanno prolungato invece che solo 3 giorni e poi a fine mese arriverà su Netflix, quindi tutti quelli che vorranno poi goderselo a casa senza mettere a dura prova la propria vescica al cinema riusciranno a vedere solo in pace sul divano, potendo mettere la pausa quando vogliono in queste 3 ore e mezza di gangster movie. Ma che gangster movie è? Un gangster movie pazzesco, un gangster movie da vecchi, il gangster movie per pensionati, il gangster movie per chi ha problemi di prostata, non solo per la durata del film, ma per i protagonisti, che sono i 3 migliori attori del mondo, ok? Negli ultimi 40 anni, più o meno. Allora, abbiamo un regista, che vabbè lo conoscono tutti, l'uomo con le 2 spazzoline sopra gli occhi, che è Martin Scorsese, 76 anni, poi abbiamo Robert De Niro, 76 anni, poi abbiamo Joe Pesci, 76 anni, che non voleva fare questo film, l'hanno dovuto convincere in tutti i modi, e poi abbiamo Sua Maestà, per me, Al Pacino, 79 anni. De Niro fa Frank Sheeran, The Irishman, l'uomo irlandese, il gangster, che è diventato anche capo di una sezione di un sindacato, tra l'altro, nell'epoca degli anni 60. Poi abbiamo Al Pacino che interpreta Jimmy Hoffa, capo assoluto del sindacato soprattutto durante il governo Kennedy, e Joe Pesci che interpreta il gangster, il capo della mob, della mala, Russell Bufalino, ovviamente, come sempre, grande sfoggio da parte di Scorsese di italiani mafiosi, italo-americani mafiosi, stavolta parlano anche in italiano in un paio di scene, e mica male come dialoghi, molto carini, e ho goduto come un pazzo, cioè lasciatemelo dire, cioè si sta parlando di 3 mostri che recitano in un modo che tu guardi questo film in lingua originale, ovviamente, e impazzisci, cioè qualcosa di splendido, fantastico. La cosa che più ti prende è il fatto che con la memoria torni indietro e dici: quando ho visto Pacino e De Niro insieme? Li ho visti nello stesso film, nel Padrino parte seconda, però non hanno mai recitato sullo stesso set, né mai sono insieme in un'inquadratura, perché uno faceva una cosa, uno faceva l'altra. Valse l'Oscar a De Niro per aver interpretato Don Vito Corleone da giovane. Poi, finalmente, Michael Mann nel 95 li mette insieme in Heat, la sfida, film per me pazzesco, storico, meraviglioso, pietra miliare, ma li vedi insieme solo in 2 scene, la mitica scena del confronto alla tavola calda, uno di fronte all'altro, e poi il duello finale in mezzo ai container dell'aeroporto, tutto al buio, dandosi la mano, mentre uno muore e l'altro vince la sfida. Dopodiché c'è stato un penoso tentativo di un film di cui non ricordo il nome, non vado neanche a ricercarmelo, non me lo sono ricercato, non l'ho messo tra gli appunti, faceva schifo, dove li hanno rimessi insieme, dove però era totalmente protagonista De Niro e Pacino un po' proprio la spalla, e invece finalmente Scorsese dice: diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questi 3, perché si aggiunge Joe Pesci, sono 3 premi, multipli premi Oscar che devono avere, grazie a me, regista dei gangster movie numero 1, nato dai Movie Brats a inizio anni 70, Mean Streets, ve lo ricordate? Capolavoro. E chiudiamo l'epopea del gangster movie alla Scorsese. Facciamolo con 3 miti, più il quarto che è lui alla regia. E purtroppo ce n'era un quinto, ho appena citato Mean Streets, Harvey Keitel, 80 anni, più vecchio di tutti. C'è in The Irishman, ma purtroppo poco spazio per lui
unica pecca di questo film, secondo me, da grande fan. Un figurante con due battute alla fine, peccato. E ci saranno stati i loro motivi, insomma. Io non è che sto qui a chiamare Scorsese e dirgli perché non hai usato Harvey. E la bellissima sfida che secondo me ci sarà agli Oscar e sarà una meraviglia potrebbe essere, perché adesso vediamo, nel senso, sapete che gli americani improvvisamente da quando sono nati i social network sono diventati candidi e assolutamente politically correct, dove se fai un film come Joker si scatena una polemica in tutto il mondo, scatenata dagli americani, sulla violenza e quello che potrebbe fare la gente che se va al cinema a vedere Joker diventa psicopatica e spara alle persone. Beh, certo, come no? Succede normalmente. Quindi non si possono più vedere certi tipi di film. Attenzione, attenzione. E, dall'altra parte, e quindi boh, lo candideranno Joaquin Phoenix? Lo candideranno secondo me sicuramente. Non lo faranno vincere apposta? Sarebbe uno scandalo. Però attenzione. Vedere la sfida, ne dico tre, poi saranno, se non sbaglio, sono cinque, tre che secondo me saranno sicuramente, poi verrò smentito ovviamente, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Antonio Banderas, Dolori Gloria. Questi tre saranno tra i cinque candidati a miglior attore protagonista. È meraviglioso, pensate. Miglior attore non protagonista, cioè attenzione ragazzi, in questo film di Irishman De Niro è il protagonista, ma Scorsese è riuscito a dare più o meno a tutti e tre la stessa misura in tre ore e mezza di film. Quindi avremo come non protagonisti candidature Joe Pesci e Al Pacino. Questi a quasi 80 anni arrivano a farsi la candidatura, che hanno già vinto Oscar in precedenza, ma arrivano a farsi la candidatura. Sarebbe stupendo. È un anno di cinema bellissimo. Continuo a sottolinearlo io. Perché quest'anno il cinema sta veramente rinascendo, esplodendo, nonostante le polemiche. Adesso poi ci arrivo, le polemiche. Allora, parliamo di Irishman, ma non c'è molto da dire perché non posso fare spoiler. Quindi, gangster movie fantastico, segue pedissequamente, sono andato a rileggermi tutta la storia, io poi, perché giustamente andiamo a documentarci, e segue davvero perfettamente la storia di questi tre, di Frank Sheeran, Jimmy Hoffa e Russell Bufalino in quegli anni. E addirittura troppo pedissequamente. L'unica differenza cosa sono? L'altezza di Frank Sheeran, che era 1,91 m, 1,92 m. Vabbè, però è davvero preciso. Segue tutte le testimonianze, segue la storia reale, così come è stata tutta l'epopea di questo sindacato contro i Kennedy, entrambi i fratelli. E, segue tutta la mafia italo-americana che appoggiava ed eseguiva per uno che sembrava un perfetto sindacalista e niente di più, Jimmy Hoffa, che negli Stati Uniti è stato un mito. E ho scoperto che al cinema è stato interpretato precedentemente anche dai vari Jack Nicholson e altri in film non dedicati completamente a lui, anche se ne uno c'è, ma quando è stato citato o ha avuto dei camei in altri film è stato interpretato da signori attori, tra cui Nicholson. C'è anche in Una settimana da Dio, se non mi ricordo male, dove lui poteva fare Jim Carrey tutto e quindi riusciva a scoprire dove fosse il cadavere di Jimmy Hoffa. Fantastico. Non sto spoilerando niente perché se leggete la storia di Jimmy Hoffa sapete che fine fa. E cos'altro dire? Andatevelo a vedere, è bello, bellissimo, è una storia molto lineare che però ha un montaggio geniale. E perché? A un certo parte con una narrazione diciamo contemporanea che a sua volta ha un flashback come in quasi tutti i film, ma che a sua volta ha un flashback di pochi anni in realtà, pochi, ma che a sua volta ha dentro quel flashback un altro flashback che va indietro molti più anni. E qui ci agganciamo, poi piano piano mentre va avanti il film
Il primo flashback si collega cronologicamente al secondo, il secondo alla fine va a impattare con la contemporaneità. Bellissima idea questa, che mi ricorda vagamente un po' anche il pupillo di Scorsese a livello cinematografico, che è Tarantino. C'è una citazione, il vero Tarantino, non quello che fa sti film orribili degli ultimi anni, cioè il Tarantino di Pulp Fiction, dico io, il Tarantino di Kill Bill, il Tarantino delle Iene, quel Tarantino è citato con un omaggio bellissimo in un dialogo a quattro surreale in un'auto in questo film di Scorsese, dove c'è anche il finto Matt Damon, soprannominato El Panino di Breaking Bad. Vabbè, a parte questo, mi collego parlando di questa cosa, parlando di flashback e vedendo i personaggi indietro nel tempo, come non con attori diversi, più giovani, con De Niro, Pacino e Joe Pesci, col ringiovanimento digitale. Scorsese non è nuovo a sperimentazioni col digitale. Vi ricordate che lui girò Ugo Cabret in 3D e fu un capolavoro, ok? Quindi lui prende questi tre attori mostri sacri, li ringiovanisce digitalmente, ma non di tantissimo. In realtà noi quando li vediamo invecchiati è make-up fatto coi controcazzi. Quando li vediamo ringiovaniti comunque va indietro di... cioè, soprattutto per quanto riguarda Pacino va indietro di 20 anni. Con De Niro, da vecchio e make-up, da più giovane, a metà è lui così com'è adesso, stessa cosa per Joe Pesci, e più giovane è sempre una quindicina di anni, ecco, 20 anni al massimo. Ed è spettacolare, è bellissimo, è come rivederli a fine anni 80, anzi inizio anni 90 più o meno, no? Questi attori. È bellissimo, stupendo, è una sperimentazione che è già stata fatta da altre parti, qui è pazzesca. Pensate il lavoro che c'è dietro, frame by frame, di questi meravigliosi lavoratori del cinema, stupendi. Chi altro l'aveva fatto ultimamente ringiovanimento digitale? La Marvel, Disney. Vi ricordate, mi viene in mente Robert Downey Jr. in Captain America Civil War, dove si deve vedere lui 30 anni prima, nella scena in cui litiga con il padre, con Howard Stark, eccetera, eccetera. C'è Robert Downey Jr., Tony Stark giovane. Ma allora perché continuate a litigare? Scorsese contro Marvel, Disney, polemiche su polemiche. Andatevi a leggere l'articolo completo dell'intervista di Scorsese. Non si può obiettare assolutamente niente. È impossibile. È un ragionamento che fila perfettamente, non fa una grinza. Allo stesso tempo non bisogna accanirsi però, Martin, cioè i franchise c'erano anche una volta, cioè Martin, te lo ricordi il franchise di Superman con Christopher Reeve? Il primo bello, sì, la fine terrificante. Il secondo il terzo e il quarto inguardabile, cos'è? Lì però non dicevi niente. Erano tuoi amici però, produttori, regista, attori. Dai, fate la pace, perché secondo me un film come The Irishman deve andare agli Oscar, anche lì polemica, ci può andare come miglior film e i migliori attori e miglior regia e miglior fotografia. Netflix, che è contro le major, contro Disney, contro chiunque nel mercato e nelle idee di cinema... agli Oscar sì che ci deve andare, perché Endgame dei Avengers secondo me deve essere candidato agli Oscar, è un pezzo importante di cinema di quest'anno, anche se è cinema pop, è mainstream, blockbuster, quello che volete, perché non ha vinto 17 Oscar Il Signore degli Anelli? Dai, su, andatevi a vedere The Irishman, è meraviglioso, stupendo, non ho perso nessun appunto. No, che bravo, dai, non lo dico da solo.
Grazie mille e alla prossima. Andate a vedere o godetevi a casa questo meraviglioso film di Martin Scorsese. Ciao!